Sono Laura Sanna, mi trovo a Brno e sto partecipando al mio primo congresso internazionale di speleologia. Sono una speleologa, mi piace esplorare il mondo sotterraneo, però una delle cose che mi affascina di più è la ricerca scientifica in grotta, e le grotte offrono veramente tanti aspetti per studiare questo mondo. Io in particolare mi occupo di studi paleoclimatici all'interno delle grotte registrati nei sedimenti, sia sedimenti clastici che sedimenti chimici come le concrezioni. Una delle mie ultime ricerche riguarda la grotta del Buon Marino, una grotta costiera della Sardegna, dove stiamo cercando di ricostruire le oscillazioni del livello del mare registrate nei grandi ambienti iniziali di questa grotta. Questi depositi sono sia depositi sabbiosi relativi a periodi freddi registrati diverse centinaia di migliaia di anni fa, sia a periodi molto più umidi dell'attuale, quando il livello del mare era più alto e raggiungeva e inondava completamente le gallerie di questa grotta. La ricerca scientifica offre anche degli aspetti molto importanti per la vita nostra quotidiana, anche di delle persone che non sono speleologhe. In particolare ci permette di poter applicare gli studi paleoclimatici ai problemi climatici attuali, come il riscaldamento globale, l'aumento della concentrazione di CO2 nell'aria, e questo ci permetterà di poter creare, modellare il mondo che stiamo vivendo per un futuro migliore, insomma.